che ha, perché io insomma lavorando nei locali così facendo tante cose ho spesso incrocio persone e a volte appunto le cose, la vita è l'arte dell'incontro, no? Per cui nascono chissà come, chissà quando, magari anche delle storie d'amore quando meno te lo aspetti. Quel giorno non me ne andava bene una, l'altra invece funzionava perfettamente. Avevo appena lasciato Mary sotto il portone di casa sua, troppo pesante, non ce la facevo ad alzarlo da solo. Credo che devo lasciare un attimo di tempo per capire cosa è successo. Entrai in un pub e diedi un'occhiata al bancone. Un male della Madonna. Poco a lato la vidi, una donna bellissima. Avrei voluto fare del sesso con lei, ma il sesso oggi è a rischio. L'ho scopata con gli occhi e mi è venuta la congiuntivite. Quella sera il locale brulicava di donne, ce n'erano tantissime. C'era Annette. Con Annette è stato un colpo di fulmine. Un sorriso, un drink, dopo un'ora eravamo già a letto. Io a casa mia e lei a casa sua. C'era Liza. Liza era come la notte inoltrata, tarda. Mi presentai a casa sua con un mazzo di fuori. Avevo la situazione in pugno. Lei aprì la porta con un sorriso. Ma che non è facile, cazzo, provateci. Da prima la presi sotto braccio, poi fortunatamente la presi anche sotto gamba. Insomma, lei mordeva le lenzuola. Ma porca puttana, sotto c'ero io! Era una donna particolare, si perdeva in un bicchiere d'acqua, ma nei bicchieri di whisky si orientava a meraviglia. A un certo punto mi ha guardato così con cattiveria, mi ha puntato il dito contro e mi ha detto: tu hai mai pensato di coniugarti? Io ho detto: guarda, io devo vivere la mia vita, tu devi vivere la tua vita, lui deve vivere la sua vita, noi dobbiamo vivere la nostra vita, voi dovete vivere la vostra vita, essi devono vivere la loro vita. E allora mi ha detto: non dobbiamo vederci più. Benissimo, da quel giorno trombiamo bendati. Attenzione signore, attenzione, perché quella sera non doveva e non poteva finire così. No, tornai in quel locale, ci tornai, lo ricordo. Alzai gli occhi, poi li abbassai. Non stavano bene sulla fronte. C'era Ingrid, che donna, Ingrid, che donna, mamma mia. La guardai, lei mi guardò, c'era feeling tra di noi. Feeling, un pastore tedesco di 3 anni, addestrato da un ex SS del Terzo Reich. La invitai al mio tavolo e ordinai 2 drink. Ci rimase malissimo quando li bevi tutti e 2 io. E allora se ne andò incazzata dicendo: ah, te la farò vedere. È stata di parola. Attenzione, perché quella sera non doveva e non poteva finire così. Dopo un po' lei mi telefonò e mi fece un lungo discorso, ma lungo, pesante. Quando ebbe finito le dissi: va bene cara, adesso però per favore riattacca. Lei cominciò da capo. La sera dopo le telefonai io invece, le telefonai e le dissi: sono giù. Lei scese e non mi trovò. Ora, quando sono giù di morale, mi guardo nelle mutande e rido. Rido perché finalmente vedo uno che è più triste di me. E così gira che ti rigira. Ho girato l'Italia, ho girato l'Europa. Ma è stato lì, nella Francia, nella Parigi, meravigliosa, di qualche anno fa, che ho trovato il mio grande amore. Conosciuta in un locale di Parigi, era la stella che ballava al Moulin Rouge. Si chiamava Margherita ed era bella, talmente bella che me ne innamorai e le ho portato i fiori nel suo camerino. Lei mi ha chiamato per conoscerci di più, sono entrato, lei mi ha fatto l'occhiolino. Io l'ho guardata e sono rimasto lì così. Ma che due occhi che c'ha la Margherita, due occhi grandi come il mare e il cielo blu. Mi sono perso nel suo fascino straniero, innamorato del suo bel nasino in su. E dopo cena l'ho portata a casa sua, con la
la carrozza come ai tempi di Baudelaire. Mi ha salutato e mi ha baciato con passione. Io l'ho guardata e sono rimasto lì così. Ma che due labbra che c'ha la Margherita, due labbra grandi come il mare e il cielo blu. Mi sono perso nel suo fascino straniero, innamorato del suo bel nasino in su. E poi mi ha detto: sali pure a casa mia, beviamo un drink o ci facciamo un buon caffè. Fece le scale camminandomi davanti, io l'ho guardata e sono rimasto lì così. Ma che due chiappe che c'ha la Margherita, due chiappe grandi come il mare e il cielo blu. Mi sono perso nel suo fascino straniero, innamorato del suo bel nasino in su. Ha messo un disco per creare l'atmosfera, ha improvvisato uno spettacolo striptease. E mi ricordo quando ha tolto il reggiseno, io l'ho guardata e sono rimasto lì così. Ma che due tette che c'ha la Margherita, due tette grandi come il mare e il cielo blu. Mi sono perso nel suo fascino straniero, innamorato del suo bel nasino in su. E poi mi ha detto del suo amore: chiudi gli occhi e solo quando sarò nuda sarò tua. Quando li ho aperti non aveva più un vestito, io l'ho guardata e sono rimasto lì così. Che due coglioni che c'ha la Margherita, due balle grandi come il mare e il cielo blu. Ma vaffanculo che il suo fascino straniero non è soltanto il naso ad essere a nessuno. E se cercate una morale in questa storia la morale in fondo è: bisogna prendere la vita come viene, sperando che la vita no, non prenda te. Aurelio, grazie, ciao a tutti.